tutta la rivelazione avviene attraverso segni. Perché? Perché non siamo nella stessa condizione di vita di Dio. C'è una distanza tra Dio, che noi chiamiamo teologicamente trascendenza, e il nostro mondo, l'immanenza. C'è una distanza, e se Lui vuole comunicare con noi, visto che ci ha fatti così, ci ha plasmati così, non può utilizzare altre modalità se non quella dei segni. Pensate a San Paolo che nell'inno alla carità, concludendo l'inno alla carità, alza lo sguardo verso l'escaton, verso appunto il paradiso, e dice: qui vediamo in enigmi, come in uno specchio, ma gli specchi di un tempo, non quelli di oggi, quindi anche con delle immagini che non erano così nitide. Ecco, noi possiamo percepire Dio soltanto attraverso una logica che è quella dei segni, che è quella sacramentale, ultimamente diremmo noi, dopo il Concilio Vaticano II, sulla scia della tradizione sacramentale del Medioevo. Ecco, questo fa parte del modo di esistere nostro rispetto al modo di esistere di Dio adesso, cioè fin quando siamo su questa terra. Quindi Dio, se vuole comunicare a noi, in qualche modo deve utilizzare questa logica dei segni, non ha altre possibilità. Ecco, logica dei segni che tocca un po' tutto l'ambito della nostra esistenza, segni verbali, no? Ma anche segni scritti, il testo, e segni fattuali, gli eventi della storia. Questo si vede in tutta la rivelazione attestata nella Bibbia. Se veniamo, come lei chiedeva, un po' ai Vangeli, effettivamente si nota quella distinzione che lei ha detto bene, insomma. C'è una distinzione tra i segni in Giovanni e i segni nei Vangeli sinottici. Una distinzione che è terminologica ed è strutturale proprio. Nel senso che, terminologica, Giovanni non usa mai portenti, miracoli, non usa il termine greco dynameis. Dynamis è forza, forze, appunto, portenti noi abbiamo in italiano. No, lui preferisce semeia, segni. Perché? Perché vuole evitare la tentazione dello stupido, diciamo così, che di fronte all'amico che con l'indice gli indica la bellezza della luna piena, ecco, lo stupido guarda l'indice. Non bisogna guardare l'indice, bisogna andare alla luna piena, no? Ecco. Il problema dei segni è che talvolta sono così straordinari che ci si ferma al segno, all'indice, e non si va alla luna piena, cioè a Gesù Cristo. Nei Vangeli sinottici, appunto, dopo arrivo alla cosa in quanto tale, quindi alla dinamica rivelativa, però questo non è così limpido. C'è questo, ma dal punto di vista terminologico Luca, Matteo, Marco usano spesso portenti, miracoli, ecco. E però il miracolo ha questi due aspetti, di cui uno necessario, altrimenti non c'è segno, necessario potrebbe far scaturire la tentazione. Mi lascio rapire dal carattere straordinario della cosa e non capisco ciò a cui la cosa mi rimanda. In Giovanni questo è nitido, lui sottolinea l'aspetto straordinario, sì, ma vuole soprattutto dire quello è un segno che fa un tutt'uno con Gesù a cui rimanda. In altre parole,
In Giovanni abbiamo anche una struttura, per questo vi dicevo non c'è solo una differenza di termini, ma è proprio una struttura, 7 segni più 1, 7 segni durante la rivelazione di Cristo al mondo, quindi i primi 12 capitoli, tolto il prologo se volete, e poi l'1 che è il mistero pasquale, il segno della morte, dell'innalzamento, della glorificazione, come dice lui, la morte e la risurrezione di Cristo. E c'è una pedagogia nei segni, c'è un cammino che Giovanni vuol far fare al suo lettore, a noi suoi lettori, a noi discepoli di 2000 anni dopo, perché è stato il suo cammino, il cammino della sua Chiesa. 7 segni più 1, e lo dichiara con molta umiltà nei 2 epiloghi del Vangelo, Giovanni 20 finale, Giovanni 21 finale, gli ultimi versetti. Gesù ha fatto tanti altri segni, se dovessimo scriverli dovremmo riempire il mondo di libri, io ho selezionato questi perché contemplando questi voi giungiate a una fede più matura. Questa è stata la mia esperienza, l'esperienza della mia Chiesa, ve la trasmetto perché anche voi possiate approfondire. Ma appunto approfondire che cosa? E approfondire quello che nel Vangelo di Giovanni, e secondo me la chiave, è Giovanni 1,14, che contempleremo precisamente a Natale. E il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria. Gloria dell'unigenito. Quindi il passaggio che il segno aiuta a fare è il passaggio dalla carne alla gloria, dall'esperienza di quest'uomo vero, autentico, Gesù di Nazareth, alla gloria, lo splendore del suo amore che è Dio, che è l'agape, che è Dio. Il segno c'è per questo. Per cui, attenti, il segno in Giovanni, ma questo in pratica lo si vede anche negli altri Vangeli, anche se meno limpido dal punto di vista teologico, oso dire così, il segno in Giovanni aiuta a fare il passaggio dalla carne alla gloria. Dall'esperienza di questi 36 anni più o meno di vita di Gesù di Nazaret a quello che Dio è. In lui c'è la pienezza della divinità, appunto ci sta dicendo questo fin dal prologo e poi che fa inclusione con il mio Signore, il mio Dio di Tommaso. Il segno aiuta a far questo, non è semplicemente un segnale stradale che rimanda ad altro. H di ospedale vuol dire che a 300 metri c'è l'ospedale. No, nel caso di Gesù, il segno che lui fa rimanda al suo mistero, che è il mistero stesso di Dio. Questa è, diciamo così, la logica dei segni di Giovanni, con la messa in luce di quello che si vede anche negli altri Vangeli, della tentazione che il segno ha in se stesso. La tentazione è quella di fermarsi al segno. Voi mi seguite perché avete la pancia piena. E Gesù si nasconde a quel punto. Quando vengono per farlo re, chiaro, ecco il Messia, pane per tutti, gratis, è lui. Lui si nasconde. Notate, i segni sono sempre buoni, non c'è un segno cattivo. Cioè, non c'è un segno che faccia male alle persone. Sul versante di Dio, i segni sono sempre univocamente buoni. E Gesù, che è il mediatore definitivo di Dio, dice questo, fa questo. Ma il segno, se non stai attento, acceca. Il segno aumenta le tenebre che ci sono già in te. Il segno può essere frainteso. C'è tutta una pedagogia nel Vangelo di Giovanni per utilizzare bene questi segni.
Allora capite perché Gesù, come lei giustamente ricordava, si arrabbia. Questa generazione cerca sempre dei segni, ma appunto cerca sempre l'H di ospedale, non cerca me. E non le sarà dato nessun segno se cercano questo, segno come lo intendono loro. Il segno sarà la morte e la risurrezione. E gli altri segni autentici sono tali perché rimandano là. E nel Vangelo di Giovanni questo lo si vede proprio dal primo segno, che è l'archetipo. Lì fu l'inizio di tutti i segni. Cercate in greco e troverete archè. È l'archetipo perché già lì c'è tutta la logica degli altri, con il rimando, ma proprio nitido, alla morte in croce di Gesù. Donna, non è ancora giunta la mia ora. Donna, donna, ora, ora. Ecco, quindi, e qual è alla fin fine, la, diciamo così, la logica salvifica? Adesso ho messo in luce soprattutto i fraintendimenti, le tentazioni. Qual è la logica salvifica? È quella che un po' ci siamo detti in questi nostri incontri da tanto tempo. Di fronte al segno tu ti giochi, non puoi non giocarti. Anche il dire non mi gioco, ti sei già giocato. Allora, di fronte il segno ti provoca. Il segno si vede, è evidente, ma dipende come ti relazioni con il segno o con Gesù, meglio, che dona quel segno. Se tu arrivi da Gesù con una precomprensione negativa, è un indemoniato, è un falso profeta, è Belzebù, gliel'hanno dette di tutti i colori. Chi arriva lì così non vede nulla. Ma non che non vede il segno lo vede. Tutti vedono Lazzaro che esce dalla tomba dopo 4 giorni. Tutti, scusatemi, sentono quella puzza. Ma se arrivi con una precomprensione negativa, non cogli il significato salvifico del segno per la tua vita. Chi arriva davanti a quel sepolcro di Lazzaro dicendo: ma guarda, dicono che ha fatto vedere un cieco dalla nascita, non poteva arrivare prima e almeno guariva Lazzaro? Ecco, chi arriva lì così non vedrà il significato salvifico di quel segno, non coglierà l'aspetto del mistero di Gesù a cui quel segno rimanda, cioè non vedrà che Gesù è la risurrezione e la vita, è la causa della risurrezione e la vita, della vita di tutti coloro che credono in Lui. Chi ci arriva? Chi matura nella fede? Chi sia pure in crisi mantiene un'incipiente fede in Lui, una fede oscurata dal lutto, dalla sofferenza, sì, però fede. Marta, Maria, Marta, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi tu questo? Sì, Signore. Lei vedrà. Lei uscirà dalla dinamica del segno maturata nella fede. E altri prenderanno e andranno a denunciare Gesù dai sommi sacerdoti. Ma come? Non hanno visto il segno? Certo che l'hanno visto, ma si sono fermati al segno, non hanno capito perché erano già chiusi. Il segno acceca. E questo lo si vede soprattutto nel miracolo del cieco nato. Chi pensa di vedere rimane cieco. Chi non vede, come quel cieco, ma si apre. Credi nel Figlio. Chi è il Signore? Sono io. Signore, io credo, quello inizia a vedere da tutti i punti di vista. Ecco, il segno ha questa capacità di coinvolgimento, di illuminazione del mistero di Cristo con cui sei chiamato a fare un tutt'uno. E questo a prescindere addirittura, e qui Giovanni è finissimo, a prescindere addirittura
dal carattere portentoso del segno. C'è questo, un morto che viene fuori da un sepolcro da 4 giorni, 600 litri di buon vino per un matrimonio di un villaggio. C'è questo, ma non è lì la cosa, tant'è vero che Giovanni è velocissimo nel dire l'avvenimento del miracolo, perché per lui non conta l'aspetto miracoloso, ci deve essere, perché noi giungiamo a Dio con i nostri sensi e lui si rivela quindi attraverso dei segni. Ci deve essere l'aspetto portentoso, miracoloso, ma Giovanni in mezzo versetto ti dice tutto. Andò, si lavò, tornò che ci vedeva. Un cieco dalla nascita. E tutto il resto è quello che più importa. Questo lo dice Giovanni, perché è avvenuto, quanti ciechi, però ciò che conta è la dinamica di rivelazione che da quel segno sgorga. Una dinamica di rivelazione, chiudo, che mostra il mistero salvifico di Gesù sempre in maniera paradossale. Il nostro Dio, c'è poco da fare, è un Dio dei paradossi. È un Dio delle logiche tutte sue, è così. Il segno di Giona appunto ce lo mostra, no? Dio si è detto tutto in un crocifisso. Devi fare una bella fatica a cogliere lì il rimando al mistero salvifico che Dio è. Tant'è che tanti non ci arrivano. Paolo che dice, questo è per coloro che cercano la sapienza di questo mondo una stupidata, per gli ebrei che si chiudono è uno scandalo, è una pietra che fa inciampare. Per noi è potenza salvifica. Ecco qui, la potenza salvifica di Dio si manifesta sempre nella debolezza di colui che è suo strumento e che a lui si affida. Ecco appunto quel segno di Natale. Natale è già Pasqua, se vogliamo. Cioè quel bambino è già il crocifisso, come peraltro l'arte orientale mette in luce. In questo senso, no, è un segno. Vedrete in quel bambino il segno della potenza di Dio, perché Dio da lì in poi, ma già nella storia della salvezza precedente si è mosso così, ma da lì in poi proprio è chiaro che non si manifesterà nella sua onnipotenza, perché l'onnipotenza si impone e lui invece ama e quindi si propone. C'è bisogno di quel bambino. Ecco, a me sembrerebbe di poter leggere così questa dinamica dei segni, che è affascinante, perché è la dinamica stessa dell'amore.